Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre. Vediamo Barba Scura. Ok. Voglio proprio vedere che cosa ha fatto su Dragon Ball. Di nuovo, perché mi sa che l'aveva già fatto un video su Dragon Ball, sul suo canale. Sì. E questo è per Prime. Sì, sì. Sentiamo un po'. Aspetta, aggiorno una cosa. Lo aveva massacrato, se non ricordo male. Vero? All'epoca. Dovremmo vederci anche il primo, allora. No. Ma... dovremmo? È questo il mio set? Sì. Davvero? Vabbè, vabbè. Allora, riprendo possesso del canale di Prime Video perché ho delle cose importanti da dirvi. Importantissime. Di recente, parlando con i miei fan, soprattutto delle nuove generazioni, ho scoperto che moltissimi non hanno mai visto Dragon Ball. Mi hanno detto, ah sì, Dragon Ball, quello là con Goku, no, ho presente, però mai visto. Ecco, se anche tu rientri in questa categoria... E sai perché non l'hanno mai visto? Uno, perché non c'è più in televisione. Due, perché è troppo lungo. Ma qua lungo. Fra, su 300 puntate Dragon Ball, se metti pure Dragon Ball su 400 puntate. Vabbè, però poi arriva il pezzo di merda che si guarda 1100 episodi One Piece. Vabbè, ma per due se le guarda quelle, dai. Da fare in culo. Fammi un favore. Muori. Cioè, come cazzo di fa? Non è muori. Che le basi. Le basi. Io mi dissocio. Dragon Ball, la leggendaria opera creata da Akira Toriyama, ispirata a Viaggio in Occidente. Romanzo di Wu Chengeng che ha come protagonista Sun Wukong. O nella versione giapponese Son Goku. Lo scimmiotto di pietra, invece, nella versione italiana. Lo scimmiotto di pietra. Davvero pare una carta napolitano così con la corona in testa. One Piece non si tocca. Ma infatti si legge One Piece. Non si guarda One Piece, si legge Dragon Ball. Finché ce lo vedevamo da ritorno a scuola andava bene, ma rivederselo ora manco se sotto pagamento. Tu dice sei Giuliano. Scemo. Eccoci. Devastato Giuliano. Sei un cretino. Faceva meno schifo se lo chiamavate Giorgio Fumagalli. Ingegner Giorgio Fumagalli. Son Goku, il re scimmia, che secondo una leggenda è nato da una roccia ingravidata dal vento. Avrei molte domande a riguardo. Cioè, quando è scattato l'amore tra i due? Com'è andata la prima uscita? Era tipo un'uscita a buio? Uno dei due ci è rimasto di sasso? Forse non dovrei pormi certe domande, anche perché sebbene ci siano degli evidenti problemi anatomici tra i due amanti, ammetto di trovare la cosa abbastanza intrigante. Lo scimmiotto può cavalcare una nuvola, possiede un bastone allungabile e da... Sai dove puoi godere con One Piece animato? Saltando le puntate, guardando solo quelle giuste. Vabbè, aspetta, però adesso qua devo aprire un grande... perché tu, allora, tu secondo me non sei nemmeno a favore di Dragon Ball. Tu sei, intendo, dell'anime. Tu sei a favore di Dragon Ball in generale. Ma se io ti dicessi... L'anime di Dragon Ball io col tempo ho anche rivalutato, soprattutto rivalutato, i filler. Ecco qua, io qua volevo arrivare. È divertente. Ok. Ci sta a guardarli. Ok, ma ci sta a guardare Vegeta che si alza dalla tomba e vede Goku Super Saiyan? Per te? In Dragon Ball Z questo succede, nel manga non c'è. Finché si rispetta però il fatto che il manga è quello giusto. Il manga è quello giusto. Ecco, e io qua volevo arrivare. Fra, non mi devi fare il bocchino ogni volta con questa storia di merda. Perché il manga è quello giusto, ma l'anime c'ha la sua dignità. Certo che c'ha la sua dignità, però non ha senso che Vegeta vede Goku Super Saiyan. Perché non ha senso? Perché non ha senso? È la catarsi per Vegeta. Va bene, è tutto a posto. Così lui sa che esiste. Personaggio di merda. Come personaggio di merda? Vegeta personaggio di merda, Vegeta. In Dragon Ball Z è migliorato in Super. Ah, questo è vero. In Super lo hanno finalmente scritto. Vegeta è insopportabile. Lo odiava pure Toriyama. Non voleva manco fare andare avanti. Eh no, lo volevo uccidere subito praticamente. Allora, quindi perché dai questa importanza? Perché tu hai capito che delle cose si potevano fare. Tu hai capito che Vegeta piaceva alle femmine. E ha fatto proprio bene. Tutte le scene d'amore che ci sono. Va d'amore, no, non sono d'amore. Però le scene di avvicinamento. Dipende dalla femmina comunque. Tra Bulma e Vegeta. Le scene d'avvicinamento tra Bulma e Vegeta sono tutte in Dragon Ball Z, nel manga non ci sono. E non sono belle, cioè non sono incredibili. Danno carattere, umanità. No, ci sta, infatti io apprezzo comunque. Prende il suo viaggio ben 72 trasformazioni. 72. E nessuna di queste emette fattura. E per trasformazioni intendo trasformazioni, non trasformazioni poracce come la Color Correction, che ormai Dragon Ball pare diventato boom. La seconda skin di un picchiaduro anni 90. Anche se lo ammetto, la prima trasformazione di Goku in Super Saiyan, mamma mia. Che emozione, mamma mia.
Però allora, ho visto quel video di Iago, no, sottorrisimo. Nel secondo o il primo? Secondo, quello là. Dove e tu il primo te lo ricordi? Sì, il primo lo ricordo. Mannaggia. Durante la quarantena. Sì, 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 sì. Tremendo. Peggio, peggio che mai. Tra l'altro anche Gamba, il doppiatore di Freezer, è venuto a mancare. Cioè, secondo me si dovrebbero fare dei tributi a tutti loro. Non solo a Torri Storrisi, grande, dai. E chi se la dimentica? Non io. Io me la ricordo, perché è avvenuta durante l'estate, mentre ero a mare, in vacanza, ed ero l'unico stronzo senza televisione in mezzo a Salento. Ero l'unico che se l'è persa! Ma dico io, ma puoi piazzarmi l'evento più importante della storia? A luglio! A luglio! Quel giorno stavano tutti ingrifati, non parlavano d'altro, capito? Condividevano le loro emozioni e le loro riflessioni su questo evento storico importantissimo. Tutti qua, tutti. Tranne io. Che quel giorno ho capito che io non avrei mai più fatto parte di questa storia. Questi sono veri traumi infantili. E quindi, amici, amiche, membri di questa ciurma tutta, dato che Prime Video ha reso disponibile Dragon Ball Z a tutto il popolo italico, io mi sono sparato il revoccione e ora sto carico a molla. Ma dato che ci sono delle bestie di Satana che non sanno nulla di cosa sia successo prima di Dragon Ball Z, eccovi un riassuntazzo della storia. Okay. Ovviamente è brutto, brutto. Anche perché, va, dove sto? Dove mi hanno messo? È possibile che a me diano sti set? Perché a Dario Moccio, a Lillo gli danno i set fighi, a me a Monnezza? Qualcuno può spiegare perché sono finito nel magazzino, nel deposito? Perché sto qua? Perché? Goku è un bimbetto scemo che non conosce le tabelline e mangia bistecche di coda di dinosauri. È stato cresciuto dal suo povero... Non è mai vera questa cosa. Mangia i lupi, i pesci, i lombrichi. Dinosauri... È Gohan che mangia i dinosauri. Esatto. In una notte di luna piena decide di decedere spontaneamente. Questo almeno nella versione depositata in questura. Eh sì, perché in realtà tra le abilità del bimbetto okay, col coach giallo. Sì, ma questo è spoiler, questo non c'entra niente con Dragon Ball. Scene di Dragon questo Ball è Dragon Z, Ball Z, eh. Infatti non c'entra niente. Perché lo sta dicendo? Non c'entra niente, non andrebbe raccontato. Gato. Ci sta che quando vede la luna piena si trasforma in una scimmia gigante non depilata e dalla tempra calma e riflessiva, che sfoga spaccando tutto in quanto incapace di distinguere un maiale da una gallina. E quindi ciao ciao nonnino, è stato bello condividere l'ossigeno assieme a te. Il nonnino adorato, trasformato in marmellata, lascia in dote a Goku una delle sette sfere del drago. Il nonno mi sta parlando. What? Se riunite tutte assieme. Vabbè, anche sto. Sì, sì. Vabbè, perché lui è buddista, no? Quindi crede ci sia l'anima nelle cose. Degli oggetti. Certo, sì. certo. Permetteranno di evocare il drago Shenron. Un drago orientale millenario, totipotente, cugino di Beyoncé, che potrebbe realizzare qualsiasi desiderio. Qualsiasi! Solo che non gli va. Non gli va a lui. C'è lo scazzo. Il tipico scazzo di un adolescente sul divano a cui chiedi di passarti il telecomando. Per fargli timbrare il cartellino una volta. Una volta nella vita. Devi raccogliere tutte sette le sfere sparse a casaccio per il globo, evocarlo, offrirgli un amaro, e solo a quel punto lui, con la massima flemma, ti fa: ehi, fai tornare in vita Krillin! Non penso proprio! Non ti preoccupare, imparerai a conoscerlo! Non posso! E a odiarlo! Oh, se imparerai a odiarlo! Perché sì, lui fa tornare a buffo in vita i morti, può farlo! Sai quante tragedie familiari si fa tornare in vita la zia ricca? Comunque, fatto il suo! Posso dire una cosa? Sentiamo. Dico una cosa, tralasciando l'ilarità del video. Per me, Toriyama è incapace. Ma veramente incapace. Non sa far morire i personaggi, fra. Cioè, non sto dicendo che Krillin doveva rimanere morto per tutta la vita. Va bene, ok? Un modo c'era per farlo tornare. Sai come torna anche il nonno, sai? Ogni tanto torna qualcuno. Però secondo me è un po' troppo allegro Dragon Ball. Non mi permettevo. E ci arrivi ora? Aspetta, non mi permettevo. E tu ci arrivi ora che ti banno dal canale? Ciao, bannato. Ah, però è... Cioè, è allora, Dragon Ball. Ho capito. Però fra... Ma va bene. Gli espedienti che lui usa per far morire i personaggi sono sempre quello che si sacrifica per sconfiggere il cattivo di questo momento. Ah, e la sua morte è totalmente inutile. Sì, sì. Sono sempre delle morti inutili. Ah boh, però da questo punto di vista ci penso una lancia fuori di Krillin, che lui non si è mai sacrificato. È stato ucciso perché perché gli altri sono stati trasformare Goku, triggerare Goku. Dice va boh, state buon, ciao, e se ne torna in ferie per tipo un secolo. Cioè, pure Muten muore. Certo, anche pure Muten muore sacrificandosi a buffo. Almeno fa qualcosa, però. Purtroppo non riesce. C'ha così tanto scazzo. Allora, anche ciao, le sfere in giro. Almeno fa qualcosa, ci prova. Non riesce. Ma infatti, io lo apprezzo. Tu apprezzi il sacrificio di Chaozi. Ci ha provato. Addio, Tenzin. Addio, Tenzin. E poi l'unica cosa che ottiene è spogliare le nappe.
Mi ha tolto un po' di difesa. Già è qualcosa. 30% in meno. Sconfitto la sua barriera. Aumento del danno. Giro per il mondo, ma nascondendole proprio bene. Proprio benissimo. Perché mai sia qualcuno lo evoca di nuovo a sto qua. Ma Doc gli tocca lavorare due volte a questo in un secolo. Ma che sei pazzo? Che palle di drago. Ed è proprio per la sua onnipotenza e difficoltà di rintracciarlo per qualsiasi lavoro che il primo desiderio mai espresso è: ma io le mutandine da donna, per favore! Chiede pure per favore. Per favore. Faber ha sollevato una domanda molto interessante. Quando Bulma parla delle sfere del drago, eccetera, e parla con Goku, dice: si dice che la persona, l'ultima persona che ha ottenuto le sfere del drago è diventato un grande re del mondo. Chissà chi è questo. Ci siamo interrogati per un po' su chi potesse essere questa persona. Cane, fra. Io non penso sia lui, quello è buono, mica. Quella non dice. È buono, fra. Quando mai esiste un politico buono? No, i politici buoni non esistono, questo è chiaro. Allora, però è Dragon Ball questo. Che c'è? Sono tutti quasi buoni, dai. Sono pochi i cattivi in Dragon Ball. Gente di merda è poca, cioè. È diventato buono. Col tempo, dici tu. No, nel senso, era un buono che è diventato re. Ci può stare, ci può stare. No, invece qualcuno ha detto: no, lo stregone deltoide non è mai stato re di un cazzo. Ah, c'era la montagna, no? Che c'entra? Mica col castello. E mica re del mondo. Ha rubato. Certo che ha rubato. E se invece l'ha avuto le sfere? Ma no, lo dice proprio. Lo dice lui ha fatto le carte false per avere quel castello. Sì, come Sgarbi, poi dentro ci ha trovato. Uccideva. Ci ha trovato un quadro potere, così. Il suo potere in modo negativo. Solo con l'incontro del maestro Muten dice: schiaffoni. Su Prime ci sono gli episodi originali giapponesi con doppiaggio italiano. Alcune scene non sono doppiate in italiano perché in Italia sono state tagliate. Sì, le sigle sono le originali giapponesi con tutte le versioni man mano che va avanti la storia, vero? Però c'è un problema: i sottotitoli sono semplicemente la trascrizione di quello che dicono, quindi non sono ancora dei sottotitoli affidabili dal punto di vista della traduzione. Perciò se lo guardate in giapponese trovereste quello che dicono i doppiatori di Merak in italiano. Okay. Quindi nelle parti non doppiate non c'è nessuna scritta. Già. I giapponesi. Il motore della serie è l'incontro di Goku con Bulma. È così che inizia il loro viaggio per il mondo. Ed è sempre così che è iniziato il nostro viaggio nella pubertà. No, aspetta. Lo so che è un bambino, ma è legale, è normale sta cosa. I giapponesi. Questo è uno dei motivi per i quali Dragon Ball non va più in televisione, non si può fare un remake, tutto impossibile. È uno dei tanti motivi di Dragon Ball. Sì. Questa scena era stata censurata in Italia, ovviamente. Ma su Prime Video no, su Prime Video la trovate integrale. Rispetto. Durante il loro viaggio, Goku e Bulma incontreranno diverse spalle, di cui Akira Toriyama si è in seguito totalmente dimenticato. Parole sue, se n'è dimenticato. Ops. Personaggi come Pual e Oolong, che hanno il potere di trasformarsi sul serio, riuscendo comunque a fare tragicamente schifo in combattimento. O Lunch, o Lunch, o Lunch, o Lara, come è stata chiamata in italiano. Laura! Ma poi voglio dire, sta su Prime e non ci sta un fotogramma in alta risoluzione in questo video. Un'adorabile ragazza che quando starnutiva diventava Super Saiyan con l'automatica e partiva con la strana voglia di carneficina. E che dire di Gino Bai, detto il Kazimba. Un tizio che non... Gino Bai, il Kazimba. Nonostante non c'ha un cazzo di voglia, non si è mai allenato, è potenzialmente il terrestre più forte del pianeta. Tanto da sconfiggere... No, cioè, Krillin. Stai calmo. Krillin è morto al primo colpo. Lui ha ucciso anche Cembalo. Era forte. Questo si chiama Cembalo. Tamburello è il primo. E questo è Cembalo. Cembalo e l'ultimo era Drum. Tamburo. Cioè, con facilità alcuni dei villain più potenti della saga. Senza considerare che lui a tagliare la coda a Vegeta, E lui a giro è più forte. Ma Yajiro, siamo noi. Guarda là, va lui così. Siamo noi. Risolve e se ne va. Fra, lui è Mr. Wolf di Pulp Fiction in Dragon Ball. Salve, risolvo problemi. Si fosse allenato dai Kaioshin, altro che Super Saiyan, dio dell'universo direttamente. Senza contare che non è mai invecchiato. Coincidenze. A dire la tutta, ci sono un sacco di cose che a quanto pare il maestro si è dimenticato. Ad esempio che il mondo prima era pieno di animali antropomorfi e poi niente, spariti tutti, solo il sindaco è rimasto. Ma che bello, ma che bei baffi. E la coda di Saiyan, ne parliamo? No, perché Gohan c'è nato,
Perché Goten, Trunks e Pan no? Vabbè, sono pippe mentali mie. Però ci sono nati anche loro, gliele tagliano da bambini. Non esiste la scena. Diciamo non c'è la scena, ma diciamo lo dicono. C'è l'episodio che tagliamo la coda, poi la gente si lamenta che ci sono i filler. Sì, esatto, esatto. Non ci dormo la notte. Nel viaggio si unirà Yanko, uomo medio che farebbe fatica persino a montare una presa elettrica. E pensare che un tempo appariva vagamente... È vero. Inutile sto qua. Ci aveva le mosse fighe. Ma non ti sottrarrai al mio famoso attacco della zanna di lupo! Fra, chissà se... Diego Sabre, che grande doppiatore. Fortissimo, uno dei migliori. Ma è più forte. La voce di Raffaello. Troppo bravo. Chissà, e in Dragon Ball è tornato, ha fatto Remo nel film di Dragon Ball Super. Sì, fa sì. Riconoscibile. Sì, è perché è un grande doppiatore, modula benissimo la voce. Chissà se ci stanno le scene di Yamcha con la musica giapponese. Tu sai che devono esserci su Prime per forza. Ok, forse non lo sa la chat, ma Yamcha c'ha le sue canzoni. Siccome poi nel tempo è diventato un'icona dello sport e anche pop nel suo universo, nel universo di Dragon Ball, lui canta. Sì, sì, quindi sì. Quando combatte ci sta in sottofondo la canzone cantata da lui. Che bello, che bello. Che chiaramente quando è andato in onda sul Mediaset era stata tolta. No, è perché per via dei diritti, naturalmente, perché comunque quelle canzoni venivano vendute a parte, capì? C'era sempre un disco con quelle canzoni. Sì. Però che figata. Come non detto. Cioè, la zona di lupo è una tecnica fighissima, perché uno dovrebbe rimanere male. Vabbè, ok. Z, mentre gli altri combattenti allenavano le loro abilità, Yanko lotta contro cavi intrecciati e schemi elettrici, trovando però solo posizioni incredibili in cui dormire. Tra scontri e scene censurate, alla fine i simpaticoni riescono a sconfiggere Re Pilaf, che aveva evocato il drago per realizzare il suo desiderio. La vita eterna in Abruzzo, purtroppo fallendo miseramente. Io vorrei tanto... Un paio di mutandine da donna! Fregato da un passante con la voglia di mutandine, pensa che storia. Poi ovviamente ci sono un botto di altri personaggi, Il tizio che vola sui capitelli, che all'epoca era considerato invincibile, come 3 minuti di plank. È una colonna, non un capitello, comunque. Balzar, gatto spacciatore che potenzialmente potrebbe curare la fame nel mondo e qualsiasi malattia. Basta mangiarne uno e si è sazi per più di 15 giorni. Ma in quanto gatto, in realtà fotte sega di tutto e tutti chi vi sa in cura. Ci sta, è cattivo. All'inizio saziavano e basta, ti ricordi? Sì, poi sì, dopo sono diventati una cura. Sì, ti cura. Popo. Oh, finalmente un personaggio politically correct. Ma ci sta anche Tenzing, che era un figo della Madonna, che si sdoppiava e moltiplicava le parti del suo corpo come un pianista. Anche di questo Toriyama ha detto: mi sono dimenticato che sapeva fare questa cosa. E allora che cazzo? E ovviamente il suo amico Riff, espressivo come un sasso e 2 volte più inutile, corona questo suo status di ridicolo mascotte facendosi esplodere male appena inizia il combattimento. Addio, Tenzing! Addio! Non lo sconfigge nemmeno. Quello sopravviveva. Lui si era sacrificato, esplodeva, capito? E quello invece... Ma porco cane, ma c'è qualcosa di più inutile. Si è fatto esplodere di nuovo. Vabbè, dicevamo... Addestramento con il genio delle tartarughe. Tops. Goku e Bulma puntano verso l'isola del genio delle tartarughe, noto più come Bella. Maestro Muten Roshi. Si chiama così perché ha un guscio di tartaruga sulla schiena ed il suo miglior amico è, indovina indovinello, una tartaruga. A lui non infastidisce parlare con uno che ha la carcassa di un suo simile addosso? No? Non so, c'è qualcosa di strano in questo rapporto. Il maestro è un vecchio pervertito cafone con una passione sterminata per i... Angelo, ti vedo che sei... Pervertito cafone. Ti vedo che sei devastato un po'. Cine panettoni e la letteratura per adulti. Tra poco è finito, non ti preoccupare. Quando l'ormone sale e il sangue inizia ad affluire in una specifica questa l'abbiamo fatta vedere, è tutto a posto. Sì. Gli si incasina tutto e rischia di morire dissanguato. Si scopre anche che ogni tanto diventa culturista. In una puntata viene convinto a spegnere un incendio in montagna a patto che Bulma gli si conceda. E non scherzo. Mosso da questa promessa... No, aveva chiesto un vuole solo vedere bacino. Le tette, tipo. No, naturalmente aveva chiesto un bacino, tipo. Ok, no, lui vuole vedere le vuole tette. Vuole fare pat. No, pat glielo fa fare lei. Lui vuole solo vedere le tette. Lei, che in realtà è Oscar. Lui vuole solo vedere le tette. Vedere le tette, sì. Poi Olong dice, vabbè, visto che ormai ci siamo, perché non fai puff puff e anche puff puff, perché non fai questo, quello. Esagera, insomma. Lui fa saltare in aria direttamente la montagna. È proprio vero. Va come tira un pelo di Bulma. Non dimentichi niente per caso, mi avevi fatto una promessa. Tranquilli, non sono così pervertiti. Infatti il nostro maialino, per salvare le virtù della fanciulla, si tramuta in lei. Ed è lui ad andare con il genio, capito? Che... Io ho solo 5 minuti a disposizione, che cosa vogliamo fare? Il cuoio? Qua?
È proprio vero che non fanno più gli anime di una volta. Anche questa scena era stata censurata in Italia, ma Prime l'ha lasciata. E ora noi sappiamo. Ora noi sappiamo. Assieme a lui vi è un altro allievo, Krillin. Ah, Krillin, il campione indiscusso delle resurrezioni imbarazzanti precedute dal proprio sacrificio. In genere, inutile. A dirla tutta, muore solo 3 volte nella trama principale. Comunque è troppo, e meriterebbe di ricevere quantomeno una menzione. Oh, com'è morto qua, fra? Che cade all'indietro. Meriterebbe di ricevere quantomeno una menzione speciale nelle sacre scritture, considerando che quell'altro resuscita una sola volta e solo perché era raccomandato, no? No? Vabbè, quantomeno un Darwin Award? Direi che se l'è meritato. Ciò che muove gli istinti del protagonista è partecipare al mitico torneo Budokai Tenkaichi, che si svolge ogni 3 anni e riunisce i lottatori più forti di tutto il mondo per suonarsene come la notte della Taranta. Lottatori come questo, o questo, o questo. Potentissimi, bro. È un evento super importante, tipo Sanremo ma senza il cringe. Il primo a cui assistiamo viene vinto da tale Jackie Chun. Vabbè, si sono impegnati. Che forse non ci crederete, ma in realtà è il genio delle tartarughe con una parrucca! No! No! Com'è possibile? No! Pareva un'altra persona! Che tra l'altro durante il torneo fa esplodere la luna! Ripeto, fa esplodere la luna! Altro che Freezer, vi dovete spaventare! Il torneo successivo viene vinto. E questo ci sta, dai. Benson. Sì, dai, ci sta. Richard Benson ci sta sempre. Torna Tenzin. Giusto per farvi capire quanto era tutto sommato ben piazzato il nostro amico con l'occhietto curioso. Poi non si è capito più cosa gli è preso ed ha iniziato a fare schifo. Boh, così. Per scopo di trama. Sarà l'amicizia con quel rincoglionito di Riff? Manco il tempo di festeggiare che Krillin si fa ammazzare da Tamburello. E porco, questo è già il secondo torneo saltato. Sì, infatti, tutto. È saltato qualsiasi cosa. Un po' di strano un secondo, che è tutta stata la testa. Vi spiego. Nel mondo di Dragon Ball ci sono 2 personaggi, Dio e Satana, ma che in realtà sono stati tradotti in italiano come Supremo e Al-Satan. Noterete che i due si somigliano vagamente. E lo so, è difficile da vedere, ma un po' si somigliano. Va. Ecco, in effetti all'epoca non l'aveva notato nessuno. Al-Satan, anche conosciuto come il Grande Mago Piccolo, nome che gli fu dato dalle sue amiche esco. Anche questo ormai dovremmo abbandonarlo e cominciarlo a chiamarlo Re Demone Piccolo. Grande Mago Piccolo, adattamento sbagliato. Adattamento sbagliato dell'epoca, ancora oggi si trascina. D'accordo. Aveva il potere di vomitare pargoli, così a buffo. È una cosa che ogni tanto si fa, dai. Tamburello era proprio uno di questi pargoli sboccati. Gli altri figli erano Pianoforte, Cembalo e Tamburo. E qui capisci subito che il signor Toriyama... Ma sbagliato a indicare personaggio, non tra è Tamburo, l'ha fatto apposta. È Tamburo. Questo è Giran. Giran ucciso da Tamburello. Esatto, Tamburo è un altro. E qui capisci subito che il signor Toriyama ha grande fantasia in fatto di nomi, specie considerando che ha chiamato tutti i Saiyan come vegetali: Kakarot, Vegeta, Nappa, Radish, Rapone. Alla fine Goku a boffa di mazzate al... ok, battuta sul Rapone ci sta. La cosa più divertente vista fino adesso. Sì, Rapone. Farite. Satan e gli tira un cazzotto, poi evoca il drago, resuscita Krillin e tutti felici e contenti. Ma attenzione! Al-Satan, pure se ci aveva un notevole bruciore di stomaco, riesce a vomitare un altro uovo e che schifo! A parte tutto, da dove è uscito? Vabbè, non facciamo domande. Sto uovo lo spara in un altro continente prima di schioppare. È così che nasce il giovine Junior, caratterizzato dal fatto di essere nato già vestito, in grado di parlare e bloccare i proiettili con la sola imposizione delle mani e soprattutto conoscendo tutte le tabelline a memoria, a differenza di quell'altro. Pure quella del 7. Si preannunciava essere una grande nemesi. E così ha inizio il 23esimo torneo Budokai Tenkaichi. Ormai appuntamento obbligato del jet set di gente che tira mazzate. E infatti, mazzate, Goku ha avuto di botto lo sviluppo ormonale. A differenza di Krillin, che è rimasto alto quanto un ginocchio e ora sta tutto imparanoiato con i complessi di inferiorità, in sto torneo non si capisce più niente. Goku fa la proposta di matrimonio a una che prima stava boffando di mazzate. Applausi. C'è uno scontro in cui Junior è il supremo sotto copertura. Perché si è visto Kaioshin per un attimo? Ma si mettono a parlare in un frame di un'altra saga. Vero. Sto fatto quando loro parlano in namecciano. Assurdo. Finire alieno. Molto strano. E vuoi vedere che poco questi qua sono calabresi? Come? Stai cercando di dire che non hai intenzione di combattere? E chi ha capito di dire che cacchio? Si arriva. Boh.
Ok. Arriva così al gran finale. Goku contro Junior. Questo scontro definirà le sorti del mondo, a quanto pare. Boh, così dico. Ma che fastidio che si vede così una merda di un video su un Kani Prime Video. Sì, è orribilante. Ma perché? Orribilante. Minchia, che bei tempi quelli in cui bastava vincere un torneo per diventare sovrano di qualcosa. Oggi che ti danno se vinci un torneo? Una medaglia, un portachiave, diventare sovrano. Questa è la risoluzione vera. Questa. Pensa che se usava i frame di Dokkan si vedeva meglio. Diventare sovrano della terra, ecco, quello sì che è un premio. Durante il torneo si scopre che Junior sa fare cose incredibili, tipo allungare parti del suo corpo, il che avrebbe un'ovvia implicazione professionale in un certo settore. Poi sa sparare roba, diventare gigante e fa il culo a tarallo a Goku per un'ora. Un'ora dura sto scontro, che oddio, per essere lo scontro decisivo, quello finale, insomma, un'ora sono tre episodi in realtà, ci sta. Vieni qua con sta telecamera per favore. Sì, lo vuoi sto trapezio? Un po' in ritardo questo meme. Ma più che altro un video che se ti vedi fra qualche anno già non c'ha più senso. Già non c'ha più senso. Pensate invece che lo scontro Goku contro Freezer, scontro che inizia con Freezer che dice il pianeta esploderà fra 5 minuti dura 3 ore. Dura 19 episodi, i 5 minuti più lunghi della vita. Ma evidentemente Junior è pur sempre figlio di suo padre e fare schifo è una vocazione. Si fa battere da una capocciata tipo Zidane. Un'ora di scontro con lui che continua a fare il gradasso e poi si fa battere da una capocciata e arriva da una lontana galassia un antico stornello dimenticato. Figure me. E questo è tutto quello che c'è da sapere prima di gustarsi Dragon Ball Z su Prime Video. Guarda, basta che vi ricordate questo: quando Dragon Ball Z inizia, Goku non sa volare, gli piace combattere scalzo, la capocciata è una sua mossa e Junior invece è il main villain nonché rosicone scapocchione. Ed è comunque giustificato visto che tecnicamente Junior è ancora minorenne. E se siete persone normali che la serie l'hanno già vista, iniziate il revoccione, perché il revoccione ci sta sempre bene. Il revoccione in Dragon Ball Z. Kiki, nonostante la sua forza, è finita alla mercé del patriarcato. Goku ha avuto un figlio scemo. Arriva dall'estero suo fratello Bullo scapocchione. Tutti scoprono di essere alieni, pure lui. No, chi se lo sarebbe mai aspettato? Lo sapevo! Junior e Goku scalzo sconfiggono Ravalena. Junior è la mossa più lenta della storia. E Dove metti il meme di Dica? Peccato. Goku rimanendoci secco non perché fosse necessario, ma perché serve alla trama. Il serpentone, l'allegro vecchietto Blatta. Cazzo, come il vecchietto male il piccolo principe. Arrivano Nappa e Vegeta, tutti fanno ammazzate. Un botto di personaggi inutili muoiono. Ah, il monocolo tecnologico. Il problema è che hai fatto già vedere queste scene. Cioè, vabbè. It's over 9000. Vegeta e Kaioken. Kaioken per 20. Che cazzo vuol dire? Arriva la Genki Dama, vero trademark della saga, e mossa finale risolvi tutto per sempre dell'universo. Non risolve quasi mai nulla la Genki Dama. Solo contro Majin Buu. Secondo me solo perché doveva finire migliori, la serie. Allora, i migliori sono stati quelli del team 4-Star. Non so se hai visto, loro non hanno fatto la sala di Majin Buu, quelli del team 4-Star, però okay, hanno fatto dei pezzetti. Ok. E c'è il pezzetto di Goku che sta per fare la Genki Dama e Vegeta dice: che stai facendo? Ho una tecnica segreta, Vegeta, riusciremo a farcela. E lui guarda e dice: qual è di grazia questa tecnica? La Genki Dama. E lui guarda e fa: fra, l'hai usata su di me e non sono morto. L'hai usata su Freeze e non è morto. Non funziona quella, non la devi fare. E lui dice: questa volta sento che ce la facciamo. Questa volta funzionerà. Deterrenza nucleare, ma sai perché? Perché? Perché tutti quelli che sono stati colpiti non erano veramente cattivi. E invece no, sono cattivi. No. Sì, fra, sì. Quando sono cattivi e vengono colpiti, fa pure le scariche e vengono. Però Majin Buu è pura cattiveria, Kid Buu. Forse per questo dici tumore. Freezer. Questa è una saga. No, è la tua interpretazione. Ma solo il buono. Per dire, alla fine Vegeta adesso sta nei buoni e Freezer pure. Freezer pure, ovviamente, adesso. No, è tornato attivo. Freezer ha fatto anche cose buone. Cioè. Fra, la Genki Dama comunque non ha ucciso Freezer perché lui l'ha fermata prima. Gli è esplosa in faccia, non è stato colpito. Quando vieni colpito dalla Genki Dama, fa quelle scariche che ti tira in cielo, come con Vegeta. Comunque ha detto una cosa prima, Babba Scura, che se ho capito bene... Siete persone normali che la serie l'hanno già vista, iniziate il revoccione, perché il revoccione ci sta sempre bene. Il revoccione in Dragon Ball Z. Kiki, nonostante la sua... invece il main villain nonché battere scalzo, tutte le Genki Dama lanciate nei film non contano.
Nei film chiaramente non sono parte della storia devono originale. No, ma soprattutto devono finire. Chiaro, chiaro, chiaro. Sì, secondo me i film l'hanno resa iconica la Genki Dama tantissimo, tantissimo. Questo, quando Dragon Ball Z inizia, Goku non sa volare. Non è vero che non sa volare, cioè è il, vince il torneo Tenkaichi contro Piccolo proprio perché sa volare, sa volare e la tiene come tecnica segreta proprio alla fine, dice. Nessuno lo deve sapere. Che figlio di puttana. Sì, nessuno lo deve sapere perché sennò qualcuno può trovare una contromossa, no? Vabbè, lasciamo perdere, dai, lasciamo perdere. Di pentole a pressione e voilà, ci abbiamo la trama per le altre 1124 puntate. Potrei andare avanti all'infinito e forse lo farò. Fine. Dopo questo video vuole tornare a casa. Dopo questo video non voglio più bene a Barba Scura. Vabbè, già avevo messo dislike, lo lascio. Ho fatto bene a mettergliela a lui. No, veramente, cioè è un video boh. Fa che noi siamo diventati troppo raffinati, non ci fanno ridere più niente. No, ma soprattutto non fanno ridere queste battute del cazzo su Dragon Ball, dai. Forse invece sì. Ma come si? Farà ridere, mi sto pisciando sotto le risate, vi bevo, fate il segue. Boh. Aha, ridere, ridere, la storia più bella mai raccontata. E poi, sicuro come la morte, tra questi commenti ci sta qualcuno che sta pure in chat adesso. Il riassunto degli ultimi due minuti è semplicemente meraviglioso. Tutto sbagliato. Tutto sbagliato. Non c'è neanche ridere, ok. Ma è rivolto a chi non ha mai visto l'anime. È ancora peggio. Secondo me super mega spoiler, tra l'altro. Cioè, certe cose le ha anticipate di troppo, sinceramente.